Io naturalmente ringrazio tutti, ringrazio i nostri relatori che hanno accettato di fare interventi nel merito della tematica che andremo ad approfondire stasera, a dare un contributo, quindi ringrazio loro. Ringrazio naturalmente tutti gli amministratori presenti, vedo l'assessore Gravigna, consigliere comunale Martina Draghi, ringrazio le persone che fanno parte dell'ATO, di Pavia Acque, del controllo analogo istituito dall'amministrazione provinciale che sono presenti, i sindaci e gli amministratori presenti a questo nostro incontro e ringrazio naturalmente tutte le persone che hanno ritenuto di partecipare a questo incontro in occasione della giornata mondiale dell'acqua. Prima di entrare nel merito, io darei però la parola al sindaco Massimo De Paoli, sindaco di Pavia, città che ci accoglie, che accoglie questa iniziativa, e al presidente dell'amministrazione provinciale Daniele Cosone per le ovvie ragioni, per l'importante ruolo che l'amministrazione provinciale e il presidente Bosone hanno svolto nel mettere in funzione il modello organizzativo per quanto riguarda la gestione del ciclo idrico delle acque in provincia di Pavia. Quindi lascio subito la parola a Massimo De Paoli. Grazie. Buonasera, grazie, benvenuti. Fa piacere che ci siano tante persone e accogliervi qui nella sala del Broletto. Non so se qualcuno di voi la conosce già, non è merito nostro, è stato costruito nel 200, quindi no, questo Pavia ha cambiato passo su molte cose, però questo non lo rivendichiamo come merito nostro. A parte gli scherzi, riflessione sull'acqua ovviamente utile, importante, direi fondamentale, perché non soltanto per la ricorrenza di oggi, ma perché in effetti le prospettive della gestione delle risorse idriche a livello provinciale stanno cambiando. Penso conosciate l'evoluzione che ha avuto la gestione del servizio idrico con la costituzione di Pavia Acque, col cambiamento. Proprio in questi giorni stanno arrivando nelle case le prime bollette intestate appunto Pavia Acque. È un passaggio sicuramente fondamentale. L'altro è quello ovviamente degli investimenti. Investimenti che devono andare sicuramente nella direzione della depurazione e quindi della purezza dei nostri corsi d'acqua e dall'altro naturalmente quello ovviamente per garantire un approvvigionamento idrico, per garantire l'efficienza delle reti e quindi la qualità anche dell'acqua che beviamo, che comunque ricordo a tutti è buona, perché vale la pena ricordare che come sapete le acque di acquedotto sono molto più controllate delle acque minerali, che per fortuna diversi paesi hanno già realizzato le case dell'acqua, insomma che l'acqua dell'acquedotto è l'acqua migliore che noi possiamo avere e quindi l'esortazione a tutti al consumo dell'acqua da rubinetto, non solo per una questione di costi ma ovviamente anche per una questione di impatto. Detto questo, ancora una cosa ricordo che non è vero strettamente legata al tema di stasera, perché vedo che le relazioni toccheranno la qualità delle acque, il ciclo integrato e le scelte per la gestione pubblica. Io ricordo però ancora una cosa importante sull'acqua. Pavia sul territorio ha la fortuna di avere un fiume come il Ticino, che è uno dei fiumi più naturali d'Italia, e quindi anche quando esce, come a novembre, come l'ultima piccola alluvione, non fa disastri, perché il Ticino è naturale, perché il Ticino ha il suo corso, ha i suoi spazi e il suo alveo in cui muoversi. E questo è un altro valore importante, considerare i corsi d'acqua come elemento di ricchezza, di biodiversità e di vita anche per le persone che ci stanno intorno e che ci vivono. Credo che anche questo aspetto sia da tenere in considerazione altrettanto quanto il resto. Per il resto ovviamente il Comune di Pavia è impegnato tra i primi ovviamente anche nella gestione dell'acqua e del ciclo idrico. Stiamo gestendo la fase di passaggio di personale e di strutture da SM a Pavia Acque ed è una fase cruciale e molto delicata. Su questo vi posso dire che il nuovo corso che abbiamo inaugurato di efficienza e di attenzione alla
professionalità e le competenze non verrà meno, perché su questo la città ha capito e sta veramente apprezzando. Grazie a tutti e buona riflessione. Grazie anche Paolo. Lasciamo la parola al Presidente dell'amministrazione provinciale del Dele Cosone. Grazie per un ringraziamento al tecnico regionale, un saluto a Laura per essere andata via come gruppo a parlare di un tema che sì, insomma, stasera un po' circoscriviamo alla questione pavese, ma che in realtà è una questione regionale che da tempo avvince e interessa il dibattito politico. Anche una conflittualità che c'è fra Stato, Regione, uno dei tanti ambiti di conflittualità, ed è uno dei, tra l'altro questa conflittualità è uno di quei problemi, uno di quei punti del labirinto che abbiamo dovuto in qualche modo aggirare, o col quale abbiamo dovuto fare i conti nel momento in cui si è cominciato questo percorso della Repubblica e quindi della creazione di un soggetto che potesse essere affidataria di tutta la gestione dei cicli idrici integrati in una provincia grande e complessa come la provincia di Pavia, una provincia dove non c'era una sola azienda ma ce n'erano sette che si occupavano vicino, giusto? Sette che si occupano di acqua, e che va dagli Appennini fino alla provincia di Milano, insomma si estende quindi in un ambito molto vasto, che ha a che fare con consorzi di irrigazione, quindi una provincia giustamente, come ricordava Massimo, ricca d'acqua, ma che, dove questa acqua doveva essere gestita in un'ottica progressivamente di investimenti condivisi, di investimenti distribuiti in modo omogeneo sul territorio, di in qualche modo anche di manutenzione adeguata e omogenea sul territorio. Ci siamo accorti che avevamo tante disparità, alcuni comuni, i grandi comuni soprattutto, che c'erano concentrate storicamente le aziende municipalizzate, dove il sistema idrico era gestito in modo efficace ed efficiente, chi più chi meno, ma tante realtà invece comunali che gestivano servizi in economia, dove i servizi invece erano gestiti in modo abbastanza, uso questo termine, non fraintendete, un po' così, alla giornata, non economico, con tante dispersioni d'acqua, con depuratori che non funzionavano, e quindi ci siamo posti il problema, fin dai tempi di SM, di quando ero presidente di SM, di incominciare ad espandere quello che era, e poi l'esempio di Pavia è stato seguito da Vigevano e da Voghera, di incominciare a espandere qual era il punto di interesse, cioè non solo la città, ma anche i comuni limitrofi. Questi ambiti più ampi, queste aree più vaste, va di moda adesso dire, di gestione dei servizi. E questo espandersi delle municipalizzate nei territori ha creato poi e ha reso più naturale e più facile anche il fatto di avere poi alla fine l'idea di un gestore unico. Certo, è stato un labirinto ed è tuttora un labirinto difficile in cui ci siamo districati fra normative nazionali, regionali, europee, affidamenti diretti, società di primo, secondo, terzo livello, persino l'ACO, insomma, voglio dire, che è qua rappresentato, che è un'azienda speciale oggi della provincia e che è l'organismo in qualche modo regolatore. Tante difficoltà, però si è riusciti in qualche modo a superarle. Era nel programma, uno dei punti qualificanti era la gestione pubblica dei cicli idrici integrati, i programmi con cui sono stato eletto, siamo in qualche modo riusciti a realizzarlo. Io considero Pagliacque ancora in qualche modo un neonato, lo considero uscito in qualche modo dall'incubatore o dall'incubatrice, dall'incubatore di imprese, una parte dell'incubatrice se facciamo un paragone col bimbo, però sicuramente ancora una situazione che deve crescere, una situazione embrionale, una situazione non embrionale, una situazione appunto bimbo che deve ancora essere alimentato e crescere, perché ha bisogno ancora delle istituzioni, ha bisogno delle nostre aziende, ha bisogno dell'attenzione di tutti, ha bisogno anche delle banche, ha bisogno di un sistema di investimento che ci aiuti, di un sistema bancario che sostenga gli investimenti appunto sul nostro territorio, sono tanti, perché abbiamo tantissime esigenze, tantissime necessità che devono essere regolate da un piano d'ambito che sia adeguato alle nuove esigenze dei comuni. I sindaci sono qui rappresentati, tra l'altro mi fa piacere che ci siano tanti amministratori, un pubblico forte, molto qualificato, a parlare di acqua e non di vino, perché di solito invece c'è tanta gente quando si parla di vino, insomma,
quindi questa volta invece parliamo d'acqua. E devo dire che però questo percorso di crescita di Italiacqua è un percorso molto incoraggiante, a tal punto che questa idea dei servizi pubblici, e io penso che alcuni servizi debbano rimanere necessariamente pubblici per la portata che hanno rispetto al cittadino, per l'importanza che hanno rispetto al cittadino. Il servizio idrico è uno di quei servizi che qualifica la civiltà del nostro paese, che qualifica in qualche modo la nostra società, così come per esempio la gestione della raccolta dei rifiuti, un altro servizio che io penso debba rimanere in qualche modo a gestione pubblica. E questo esempio della società unica per la gestione del ciclo idrico integrato sta ispirando anche quello che sarà un indirizzo del Consiglio Provinciale che assumeremo domani sera, cioè quello della società unica per la raccolta dei rifiuti in provincia di Pavia. Un documento che è già stato sottoscritto da tutte le nostre aziende, quindi un'abitudine al lavoro comune, lavoro unitario sul territorio che sta dando i suoi frutti nell'acqua come negli altri servizi pubblici più delicati e più sensibili per la vita quotidiana del cittadino. Speriamo, Paolo e Massimo, che le nostre aziende insomma, supportino questo sistema, ma lo stanno facendo in modo egregio. E che quindi si possa andare avanti con un processo di crescita e anche di innovazione, diciamo la verità, e anche un po' di sfida a quello che è lo status quo, quello che era lo status quo. Abbiamo provato a sfidare un po' il sistema, ci siamo fino ad oggi riusciti con difficoltà, ma queste difficoltà le affronteremo. Abbiamo istituito, ce ne aveva aperto a questo comitato per il controllo analogo, proprio per significare che sulla società ci sono i sindaci che controllano, ci sono le amministrazioni locali, che Pavia Acqua è espressione veramente del nostro territorio, dei sindaci, dell'amministrazione provinciale, ma soprattutto di tutto il territorio. Questo penso sia la cosa più importante, quindi sia una creatura del territorio, una creatura sicuramente destinata a crescere e a produrre un arricchimento e un benessere progressivo attraverso un miglioramento del sistema idrico integrato. Quindi grazie Peppe, buon lavoro per la serata in cui sarà illustrato un po' tutto questo lavoro che abbiamo finora fatto. Grazie, buona serata. Ringrazio Massimo e Daniele che non hanno certamente fatto dei saluti formali, anzi sono già entrati nel merito della situazione della nostra provincia e anche di temi più generali. Quindi credo che questo contributo sia già un contributo importante. A proposito di contributi, di brevi contributi, di saluti, io vedo in sala il segretario provinciale del PD che è stato anche assessore all'ambiente in questa provincia. Gli darei la parola per un breve saluto, anche se non era concordato, ma penso che non abbia difficoltà a portarci un saluto a questo convegno. Grazie. Era concordato, per cui diventa tutto un po' più spontaneo. Ma quando Pemma ha detto che come gruppo regionale, quindi c'era la volontà di andare a fare queste tre giornate in Lombardia, sull'acqua, e una di queste è Cagliari Maria, ho detto presente, ci siamo, c'è la volontà di esserci per il percorso che si era cominciato quando ero ancora assessore provinciale all'ambiente e con Daniele, per i discorsi che sono fatti in questi mesi sull'acqua, per la complessità e quanto rappresenta l'acqua in provincia di Pavia sotto mille aspetti, la complessità dell'oltrepò, la Lomellina, il Pavese, con anche il tema delle risaie, dell'agricoltura e quindi la portata strategica e simbolica. Per cui nell'anno di UNESPO che parla di alimentazione, quindi di acqua perché è l'elemento principale, anche venire in provincia di Pavia come partito a illustrare un percorso fatto, il primo in Regione Lombardia, insieme alle istituzioni, insieme all'ATI, insieme a Pavia Acque, il primo che ha messo a fattor comune il pubblico positivo, dimostrando che il pubblico può essere concorrente del privato e può essere meglio del privato, e può essere quell'elemento che coniuga la volontà referendaria in modo però imprenditorialmente vincente. Allora ho detto si fa, il PD c'è, il PD ha il dovere di fare queste, di appoggiare, e la platea di questa sera lo dimostra in numeri importanti, ha il dovere di sviluppare questo pensiero, di sviluppare, coniugarlo e metterlo in pratica.
io posso dire buon lavoro, devo essere breve perché sono già un po' fuori quei tempi, sono poi la colpa del segretario e un po' il catalizzatore di tutte le responsabilità, per cui chiudo qua, dico buon lavoro, dico grazie al gruppo regionale, dico grazie a tutti i relatori che interverranno e grazie a tutti voi e buon lavoro e grazie al PD. Io prima di regolatevi voi, potete stare benissimo. Qui poi c'è l'altra fase del convegno. Quindi va bene che si rimanga qui. Lasciatevi solo. Presenterà una serie di fasi innovative questo convegno. Ci sarà poi l'occasione naturale per seguirci tutti dall'altra parte. No, io prima di fare alcune considerazioni che non sono più un'introduzione perché ci sono stati questi tre interventi già importanti per l'avvio dei nostri lavori. Io intanto vorrei ringraziare le persone che hanno contribuito ad organizzare questa iniziativa. Le persone che hanno contribuito, che sono Giuseppina, Gigi, Claudia e Cinzia, che hanno dato una mano in tutta la fase e di invito degli ospiti, di organizzazione dei documenti, di preparazione del lavoro. Credo che sia importante mettere l'accento su questo, anche per dimostrare che c'è un gruppo che lavora, che è un gruppo di amministratori, con collaboratori, che cerca di fare la propria parte in una situazione complicata come quella di Regione Lombardia, complicata come sono i problemi che dobbiamo affrontare. Già dicevamo che questa iniziativa, questo convegno si collega alla giornata mondiale dell'acqua, ma naturalmente non si collega solo a questo, nel senso che non è un'iniziativa fine a se stessa che facciamo una volta in un anno e che finisce lì. Intanto devo dire che sono molto contento di essere qui stasera, come ieri sera c'è stato il convegno, un'iniziativa a Bergamo e in altre località della regione, perché l'anno scorso si era scelta la città di Milano, si era fatto solo a Milano e quindi si era scelto di fare un'unica iniziativa centrale, centralizzata. Quest'anno abbiamo deciso di fare iniziative sui territori per promuovere ulteriori iniziative sui territori, perché naturalmente le tre iniziative che stiamo tenendo trattano tre argomenti diversi con un filo conduttore naturalmente unico, ma trattano tre argomenti che poi vanno visti organicamente, vanno visti nell'insieme: la questione dell'energia, la questione servizio idrico integrato, la questione del dissesto idrogeologico che interessa moltissimo anche la provincia di Pavia, sono questioni di fondo che confluiranno in un ragionamento, in un progetto organico e che dovranno essere ulteriormente portate nei territori e discusse all'interno dei territori con lo scopo di arrivare a progetti di carattere territoriale anche legati alle nostre proposte all'interno del Consiglio regionale, che sono proposte e progetti per dare soluzione ai problemi, per costruire programmazione, per avere flussi di finanziamento, insomma per essere in campo su una tematica che è molto importante. Quindi il filo conduttore è un po' questo. E noi siamo contenti di aver promosso quest'anno tre iniziative che naturalmente tengono conto dei riferimenti di carattere più generale: il quadro dell'acqua bene comune, poi le decisioni dell'ONU di stabilire che l'acqua diventa un diritto per l'umanità. Naturalmente sono cose che tutti sappiamo, ma che è giusto richiamare, perché se l'acqua è un diritto per l'umanità è evidente che le istituzioni, in modo particolare tutte le istituzioni,
europee, quelle nazionali, per quanto riguarda quelle regionali e gli enti locali, devono occuparsi di queste questioni, considerandole prioritarie, per garantire questo principio fondamentale. Da qui una nostra impostazione a livello regionale, che a livello regionale, in una regione dove peraltro c'è ricchezza di acqua, 40% di laghi sul totale nazionale, il 63% in termini di volumi complessivi dell'acqua, corsi d'acqua per 6.000 km, canali fino a 200.000 di km censiti. Insomma, abbiamo una regione che è ricca da questo punto di vista e che non può non considerare questo problema una priorità. Una priorità legata alle sue politiche di sviluppo e quindi una priorità legata a tutte quante le questioni che si devono affrontare, le questioni che riguardano gli usi potabili, ma anche industriali, agricoli, idroelettrici, appunto legati all'energia, eccetera, eccetera. Questa è la questione, la ragione per la quale noi abbiamo deciso, territorio per territorio, di portare temi diversi e di cercare di costruire questo progetto organico. E questa è la ragione per la quale in provincia di Pavia, in questa prima battuta, proprio per le cose che dicevano Daniele e Massimo, integrate da Alberto, in provincia di Pavia abbiamo scelto la questione del servizio idrico integrato, perché abbiamo un'esperienza da questo punto di vista, abbiamo lavorato da questo punto di vista molto per costruire un modello gestionale in provincia di Pavia, e abbiamo anche una realtà in provincia di Pavia che richiede un impegno di questo tipo. Anche qui, se vogliamo dare qualche dato, abbiamo 341 pozzi, 122 sorgenti, 193 butalizzatori con una potenzialità di oltre 2.000 litri al secondo, 362 serbatoi e poi circa 45.000 metri cubi e milioni di metri lineari di condotte di fognarie, impianti di depurazione, 190 comuni in questa provincia. All'interno di questi 190 comuni la maggior parte sono comuni piccoli, piccolissimi e medi, e quindi era necessario porsi il problema di un modello gestionale dell'acqua che tenesse in conto di tutta questa realtà e che avesse l'amministrazione provinciale e le aziende pubbliche che si occupano dell'acqua ad essere in campo a coordinare e anche a promuovere iniziative rispetto a questo tipo di problema. Io penso che si possa dire anche che noi abbiamo teso, nel rispetto delle leggi vigenti, naturalmente le leggi nazionali, regionali, eccetera, eccetera, che noi abbiamo teso a mettere in campo politiche pubbliche per quanto riguarda la gestione dell'acqua a tutti i livelli. Politiche pubbliche non vuol dire superare le leggi esistenti e dire che tutto deve essere gestito dal pubblico, ma naturalmente noi puntiamo al massimo possibile. Politiche pubbliche vuol dire programmazione, vuol dire che l'ente pubblico svolge la sua funzione. Politiche pubbliche vuol dire che noi ci siamo e che vogliamo valorizzare gli enti locali presenti sul territorio e a partire dall'amministrazione provinciale, dei consorzi esistenti, ma soprattutto valorizzare il ruolo dei nostri comuni. Quindi una visione di questo tipo che ci ha ispirati anche in provincia di Pavia. Noi cerchiamo di andare avanti su questa strada, per questo motivo sono state costituite tutte le forme, poi naturalmente siamo ancora per certi aspetti in una fase di sperimentazione e per altri aspetti in una fase di costruzione di un quadro complessivo e completo dal punto di vista gestionale della politica dell'acqua. Però una visione che ad esempio contrasta con quella che a livello regionale viene portata avanti adesso. Lì ci sono ritardi,
lì ci sono anche un po' di c'è anche un po' di confusione nella gestione delle politiche che riguardano la gestione dell'acqua, ma soprattutto c'è confusione anche di carattere normativo. Nelle settimane scorse è stato presentato da un gruppo di consiglieri regionali di Forza Italia un progetto di legge, per praticamente andare ad una centralizzazione spiccata, forte della gestione dell'acqua. Si parla di atto unico per tutta la regione Lombardia, non si parla assolutamente delle esperienze che già esistono sui territori, e noi diciamo che naturalmente siamo sempre disponibili a discutere tutto, arriverà in commissione, arriverà in aula, se arriverà questo progetto di legge, firmato solo da una parte di un partito che governa la regione, neanche dagli altri, eccetera, eccetera, ma diciamo subito che noi non rinunceremo, non possiamo rinunciare ad un'impostazione che invece vuole valorizzare la partecipazione dal basso, il controllo dei comuni, la programmazione degli enti che insistono sul territorio e quindi che lavora in una direzione di questo tipo. Noi stasera abbiamo autorevoli relatori che hanno competenze specifiche, in modo particolare abbiamo Laura Barzaghi, ma poi man mano presenterò tutti, abbiamo Laura Barzaghi che si occupa di questa questione all'interno della Commissione Sesta, della Commissione Ambiente di cui faccio parte anch'io, abbiamo altre persone che possono portare contributi specifici. Diciamo subito che noi vogliamo portare a sintesi un progetto che, partendo dalla nostra specifica realtà, vuole dare un contributo anche a livello regionale per quanto riguarda una modalità di gestione che noi riteniamo anche democratica, oltre a considerare appunto l'acqua un bene comune e a dare attuazione a tutte le impostazioni che abbiamo detto. Ci sono alcune questioni che devono essere messe in atto subito, ad esempio il collegamento della politica per l'acqua con Expo, che ormai è alle porte, e quindi abbiamo inserito anche questa parte nell'iniziativa del convegno di stasera. Questo è un po', diciamo così, il quadro generale all'interno del quale cerchiamo di muoverci, di portare avanti politiche e di tenere rapporti con i nostri territori. Adesso, prima di passare la parola ai nostri relatori, brevemente sarà proiettato un filmato che dà un po' il senso della situazione della Regione Lombardia, di alcune questioni che sono già in campo, dobbiamo affrontare, per poi procedere appunto con le relazioni. In questo senso, dicevo, ci sarà modo poi per tutti di accomodarci dalla parte che ci consente di guardare il film. Grazie a tutti. Bene, assume un doppio significato.
difendere il territorio da esondazioni e impaludamenti e portare e distribuire l'acqua nelle campagne per aumentare la produzione agricola. La bonifica percorre tutta la storia e i luoghi dell'umanità, ma in Lombardia è stata praticata in modo talmente vasto e profondo da trasformare completamente il territorio. Così quelle terre narrate da Dante, come poste nel mezzo del pantano, senza coltivazioni ed abitanti nude, sono diventate nel corso di 500 anni una campagna tutta coltivata, percorsa da canali e artefatti, ricoperta di riso che nuota nelle acque, di prati verdi anche nel verno, folta d'armenti. Così le descrive un orgoglioso Carlo Cattaneo. A partire dal XII secolo, la Lombardia, prima in Italia e in Europa, dopo la lunga crisi medievale, è riuscita a governare l'acqua e a servirsene per i propri bisogni. L'ha tenuta dentro agli alvei dei fiumi per difendere i territori dalle inondazioni, l'ha portata via dalle zone dove ristagnava per renderle abitabili, l'ha derivata dai fiumi per irrigare i campi, l'ha utilizzata per produrre energia, per trasportare merci, per fare cultura, turismo, ricreazione. Questa favorevole situazione viene spesso data per scontata, ma invece ha bisogno di un'attenzione costante e di continui investimenti, specie ora che eventi estremi rendono più fragile il territorio, più a rischio l'ambiente, più difficile l'agricoltura. Siamo di fronte a un sistema di controllo e di uso plurimo delle acque unico a livello europeo per vastità, tecnica e funzione, gestito dai consorzi di e di irrigazione, enti pubblici istituiti e controllati dalla Regione. Oggi innumerevoli grandi manufatti idraulici e irrigui costellano il territorio. 40.000 km di canali si sovrappongono in un intrico ordinato di ecosistemi di grande bellezza, e insieme a 1500 fontanili assicurano la salvaguardia idraulica di tutta la pianura e irrigano più di 700.000 ettari. Al nome Lombardia risponde una natura lavorata che è opera dell'uomo e prodotto della sua arte e della sua tecnica, un'arte e una tecnica che dominano la pianura con mirabili architetture e disegnano il paesaggio con fitte trame d'acqua.
collettivo firmato, credo molto bello, molto significativo, tra l'altro con un titolo veramente positivo, La civiltà dell'acqua. Io propongo di proseguire con i nostri lavori chiamando al tavolo la dottoressa Laura Barzaghi, consigliera regionale Commissione Ambiente, e la dottoressa Antonella Bertarello, vicepresidente del CDA dell'Ufficio d'Ambito della provincia di Pavia. Questi sono i primi due interventi. La consigliera regionale Laura Barzaghi ci parlerà di acque superficiali e sotterranee e dai monitoraggi in provincia di Pavia. Cominciamo dal suo intervento, grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'accoglienza, signor Sindaco, signor Presidente della provincia. Quando abbiamo deciso di celebrare degnamente la giornata internazionale dell'acqua, abbiamo voluto non organizzare il solito convegno, bensì appunto pensare a questo ciclo di convegni sui territori, proprio per avviare una riflessione sul tema acqua in generale. Quindi ieri sera siamo andati appunto in provincia di Bergamo, stasera siamo qui a Pavia, domani sera saremo in provincia di Monza, con tre temi differenti ma con un unico filo conduttore. Vogliamo dare importanza alla questione della qualità dell'acqua, perché da lì si diparte un po' tutto il ragionamento sull'acqua. Acqua considerato come elemento determinante per la vita e quindi un bene prezioso che non è sempre adeguatamente tutelato, perché viene dato per scontato a volte. Noi si apre il rubinetto, scende l'acqua e tutto finisce lì. La nostra riflessione non va oltre. Noi vogliamo invece avviare anche una riflessione di carattere culturale intorno a questo tema, che è importante anche per la nostra regione. Considerate che l'acqua è stato l'elemento determinante, l'abbiamo visto anche prima nel filmato, dello sviluppo della Lombardia, perché ha contribuito alla produzione industriale, alla produzione agricola, all'organizzazione degli scambi commerciali, alla vitalità dei nostri centri urbani, alla cultura stessa della Lombardia. La Lombardia è ricca di queste eccezionali opere di canalizzazione, di navigazione, di bonifica, di irrigazione, dighe, navigli, che hanno fatto sì che nel corso della sua storia la comunità lombarda venisse appunto definita quella che è una civiltà dell'acqua, una civiltà idrica. E il patrimonio è davvero molto ricco per corsi d'acqua, per canali, per fiumi, per laghi, diceva prima il nostro capogruppo della Commissione Ambiente TEP Villani, 6.000, provate a pensare, 6.000 chilometri di corsi d'acqua, sono veramente tantissimi. Tant'è che appunto è un patrimonio, il più vasto sicuramente d'Italia e uno dei maggiori di tutta l'Europa. Noi quindi beneficiamo sia dell'acqua superficiale che dell'acqua sotterranea, che è capace di garantire la maggior parte del nostro approvvigionamento idrico e che utilizziamo in tutti i settori civili ed economici. Ed è possibile davvero qui da noi servire tutti i cittadini senza particolari problemi e a tariffe anche relativamente basse. La tariffa di Pavia è una delle più basse di tutta la Lombardia. Ecco, però il nostro è anche, c'è il rovescio della medaglia, perché il nostro territorio è anche caratterizzato da una forte antropizzazione e quindi la densità abitativa, le attività industriali, le attività agricole intensive sono davvero cresciute in maniera progressiva in questi ultimi 50 anni, rendendo appunto sempre più complessa e non sempre ottimale la gestione dell'acqua, che in alcuni casi è risultata di non buona qualità, perché i nostri fiumi, i nostri laghi soffrono di problemi di inquinamento oppure di problemi di scarsa portata.
La nostra rete idrica è spesso frammentata e necessita di interventi urgenti, ma la condizione più preoccupante è quella del trattamento dei reflui urbani, cioè le acque di scarico negli insediamenti civili ed industriali, che è uno degli interventi più importanti per tutelare la qualità delle acque superficiali. E molte volte questo trattamento rappresenta oggi un'emergenza. Anche i nostri servizi di fognatura e di depurazione sono ancora lontani dagli obiettivi previsti dalla normativa ambientale europea. C'è una buona parte di cittadini in alcune zone che ancora non è servita, non è coperta dal servizio di fognatura. Le reti in alcuni casi presentano perdite con dispersione di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee. E quindi c'è un problema anche di copertura del servizio di depurazione in molte zone dove gran parte del carico civile ed industriale non risulta ancora collettato nel sistema depurativo. Oppure ci sono impianti esistenti che non sono in grado di abbattere in maniera adeguata il carico inquinante. Questo è l'aspetto negativo della nostra regione, che è stata interessata da alcune procedure di infrazione da parte della Comunità Europea proprio per il mancato rispetto di quella che è la direttiva comunitaria 271 del 91. E c'è il grande rischio di incorrere in pesantissime sanzioni da parte della Comunità Europea. Ecco, noi abbiamo, lo vediamo lì, 14 agglomerati in Lombardia, all'inizio erano 55, che sono già stati coinvolti da una prima sentenza di condanna da parte della Comunità Europea, per ora non pecuniaria, ma potrebbe diventare pecuniaria se non ci si adegua in fretta a quello che chiede la Comunità Europea. E le sanzioni pecuniarie sono rilevanti, si parla di 10 milioni di euro per ogni sanzione pecuniaria, quindi pensate a che esborso inutile di fondi, a che esborso potrebbe andare incontro il cittadino lombardo, perché poi alla fine, attraverso le tariffe, queste sanzioni le pagano i cittadini. C'è una seconda fase, ci sono ancora 114, quest'anno si sono aggiunti, l'anno scorso si sono aggiunti altri 114 agglomerati, sono stati coinvolti da una nuova procedura di infrazione europea. Ecco, quindi da molti anni gli studi sulla qualità delle acque mettono in evidenza alcune situazioni anche nella nostra regione che sono veramente compromesse. Lo stato ecologico delle acque superficiali è problematico soprattutto nelle zone che sono fortemente industrializzate. Io vengo da una di queste zone, dalla Brianza, dove il fiume Olona, il fiume Seveso, il fiume Lambro sono i fiumi più inquinati della Lombardia. A questi possiamo aggiungere, sempre in graduatoria del maggiore inquinamento, il fiume Mella, che è in provincia di Brescia. Però i monitoraggi effettuati mostrano come siano i reflui civili la principale causa di inquinamento. Ecco, noi qui vi presentiamo una slide con il monitoraggio delle acque superficiali. La prima riguarda i nostri fiumi, e potete individuare in maniera evidente qual è la situazione della vostra provincia, della provincia di Pavia. Ecco, tenete presente che per classificare le acque secondo la loro qualità, la normativa di settore prevede la classificazione in 5 classi, che vanno dall'elevato al buono, al sufficiente, allo scarso e al cattivo, e tutte le classi sono individuate con un colore caratteristico. Quindi il peggiore è il rosso, ed in Pavia il rosso non c'è,
Però ci sono alcuni corsi d'acqua che sono stati classificati come scarsi e altri come sufficienti e altri come buoni. Complimenti, per esempio nella mia provincia non c'è nessun corso d'acqua che raggiunge nemmeno la qualità di sufficiente. Quindi c'è un problema di inquinamento, l'altra slide presenta i laghi, voi però di laghi non ne avete nella vostra provincia. Non è solamente... Abbiamo un po' di carne. Sono state trasformate in laghi, sì. Non è solamente un problema di scarico all'interno dei fiumi, ma è anche un problema di assicurare che non si prelevi più acqua di quello che il fiume riesce naturalmente a caricare. E quindi, e questo è altrettanto importante quanto non scaricare nel fiume acqua di cattiva qualità. Questi comportamenti sono precondizioni per la tutela del bene acqua. Ecco, per quanto riguarda i consumi dell'acqua, cioè dell'acqua che noi preleviamo dai fiumi, Regione Lombardia ha un primato non molto favorevole, perché in Regione Lombardia ogni abitante ogni giorno consuma circa 300 litri di acqua, contro una media nazionale che si attesta su 175 litri di acqua al giorno. Quindi sotto questo aspetto c'è ancora molto da fare, cioè è un problema anche di carattere culturale del non spreco della risorsa acqua. Quindi anche se l'antropizzazione e il consumo irresponsabile sono le cause principali, l'inquinamento è il risultato anche di fattori di natura diversa, come la cattiva progettazione dei sistemi di depurazione, gli allevamenti e l'agricoltura intensiva, gli scarichi e le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti in terreni che assorbono i componenti inquinanti. Se queste sostanze raggiungono le falde acquifere, creano poi i problemi all'acqua potabile, soprattutto nelle zone pianeggianti dove l'acqua potabile viene estratta dai pozzi. Ecco, farei vedere la slide delle acque sotterranee, dove si sono concentrate, si sono registrate significative concentrazioni, soprattutto anche qui, guardate i colori, quindi il rosso è la parte peggiore del punto di monitoraggio e quindi nelle acque sotterranee, soprattutto nella media e nell'alta pianura, soprattutto per reti fognarie e carenti, ci sono problemi di nitrati, ci sono problemi in lomellina di prodotti fitosanitari, ci sono problemi di solventi clorurati. Ecco, la situazione della provincia di Pavia è relativamente buona. Sindaco prima o l'assessore e il presidente della provincia diceva la nostra acqua è ottima, è una parola un po' grossa signor sindaco, però complessivamente lo possiamo vedere lì, è abbastanza buona sicuramente. Ecco, la Lombardia arriva in ritardo su questi temi, arriva in ritardo perché, come dicevo prima, la direttiva della CE è del 91. È del 91 e questa direttiva voleva avviare meccanismi di tutela e indicava quali erano gli obiettivi principali da raggiungere, e quindi disporre informazioni attendibili sullo stato della fognatura, realizzare reti fognarie in tutti gli agglomerati urbani, provvedere al trattamento dei reflui, quindi il 75% del fosforo e dell'azoto dovevano essere depurati dai nostri depuratori, ed effettuare controlli sullo scarico dei depuratori. L'Italia arriva buon'ultima in Europa, infatti solo la legge 152 del 99, quindi 8 anni dopo, recepisce quelle che sono le disposizioni della Comunità Europea, e la Lombardia con ultima in Italia perché
recepisce queste disposizioni solo nel 2003 con la legge 26. A tutt'oggi quindi questi obiettivi di qualità dell'acqua non sono ancora stati raggiunti. In Lombardia abbiamo 800 depuratori, però non tutti funzionano a dovere. Gli impianti vanno adeguati, occorre realizzare impianti di dimensioni appropriate, molti depuratori sono piccoli e quindi non riescono a svolgere appieno la loro funzione, e occorre aumentare la copertura complessiva della depurazione. Quindi direttiva che sconta notevoli ritardi anche in Lombardia. Quali sono stati però i fattori di criticità che hanno portato a questi risultati? Lo diceva prima chi mi ha preceduto, il quadro normativo è rimasto incerto per molti anni, sia a livello nazionale che a livello regionale. Le leggi si sono succedute e hanno cambiato le regole del gioco diverse volte. Quindi questa è una delle cause per cui anche la Lombardia è in ritardo. La seconda causa è la numerosità dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella attuazione di queste leggi. Ci sono tantissimi soggetti, dalla Comunità Europea allo Stato, alla Regione Lombardia, ai sindaci, agli ATO, ai gestori. Soprattutto c'è una situazione ancora molto frazionata, perché ci sono ancora molte gestioni in forma diretta dei comuni, da parte dei comuni sono ancora 569 in Lombardia i comuni che hanno una gestione diretta, è un numero impressionante, guardate, perché gli abitanti, i comuni della Lombardia sono circa 1500, quindi un terzo dei comuni ha ancora la gestione diretta. In provincia di Pavia sono 42 nel 2014, all'ultima verifica che è stata fatta, ci sono ancora 42 comuni che hanno la gestione diretta. E poi, contro la legge che prevede un gestore unico per ogni provincia, nelle province ancora, molte province, non si è arrivati ancora al gestore unico, e anche in provincia di Pavia ci sono una decina di gestioni, senza parlare di tutti i consorzi, degli acquedotti, di queste cose. Insomma, quindi c'è una necessità di integrazione e di coordinamento. Diversamente si fa fatica a raggiungere quello che è l'obiettivo di una qualità dell'acqua. E poi c'è anche il terzo fattore di criticità, la difficoltà a reperire risorse finanziarie per gli investimenti e per le infrastrutture. Però il messaggio che vogliamo dare questa sera, e chiudo qui perché ho già parlato tanto, è che lo stato della qualità delle acque lombarde, lo vedete lì, superficiali e sotterranee, richiede un impegno, un intervento straordinario a tutti i livelli. Noi in regione, lo diceva prima Pep, il mio capogruppo Pep, ci stiamo dando da fare come Partito Democratico, e in sede di approvazione del bilancio dello scorso dicembre, anche di assestamento, abbiamo mandato messaggi affinché siano investite maggiori risorse umane ed economiche per raggiungere questo obiettivo. E l'altro messaggio che vogliamo dare è quello di chiedere ai comuni di intervenire, qui ci sono tanti amministratori in questa sala questa sera, di riappropriarsi del loro ruolo fondamentale in tema di acqua e di servizio idrico integrato. La legge regionale del 2010 ha, con il conferimento della gestione del servizio idrico integrato alle province, ha in parte esautorato un po' i comuni dal loro protagonismo in questo campo. Io penso che ci sia comunque ancora spazio, e accolgo la sollecitazione che faceva anche prima il presidente della provincia, per attivarsi, per organizzarsi come amministratori e per partecipare in maniera attiva agli organismi dell'ufficio d'ambito, della conferenza dei comuni, del consiglio di amministrazione, insomma, affinché ci sia questa stretta collaborazione tra gli uffici territoriali,
tra i comuni e questi uffici territoriali delle acque provinciali e anche di ARPA per quanto riguarda la questione della qualità. Io finisco qui e do la parola a chi dirà invece come ha cercato di risolvere questi problemi. Io ringrazio Laura Borzaghi per gli argomenti che naturalmente ha posto la nostra attenzione, ha inserito anche, seppure solo accennando, il tema anche delle tariffe, sarà una delle questioni sulle quali dovremo lavorare insieme alle altre, le inflazioni, eccetera, ma credo che sia arrivato un contributo importante, significativo. Prima di dare la parola ad Antonella Bertaleggio, io vorrei ringraziare per la loro presenza il presidente dell'ATO, Marco Todeschini, e il direttore dell'ATO, Acciaioli, che all'interno di questa struttura e nei rapporti con l'amministrazione provinciale e con le altre hanno sempre dato un contributo di collaborazione molto forte. E dico a lui la parola. Bene, buonasera, siamo in questa situazione un po' in penombra, ma volendo celebrare la giornata dell'acqua, mi piace ricordare una definizione che è stata attribuita a questa risorsa idrica, ossia è stata chiamata nell'ultimo periodo, in questo scorcio di secolo, oro blu, un po' come negli anni 70 veniva definito il petrolio oro nero, questo a significare di quale importanza abbia la risorsa di cui stiamo parlando, sia perché riguarda una risorsa limitata in ordine di quantità, sia perché nel tempo è sempre stata molto preziosa. Non a caso le grandi civiltà sono nate e sono sorte e si sono sviluppate lungo i corsi d'acqua. Non a caso è stata citata prima Lombardia, una delle regioni d'Europa più ricche e con molti corsi d'acqua utilizzati per vari motivi. L'acqua è stata definita negli ultimi, cioè definita, è stata studiata negli ultimi periodi anche dalla FAO, che ha dichiarato di come è distribuita in modo disomogeneo sulla crosta terrestre, tanto che ci sono alcune zone della nostra terra, ad esempio tre quarti dell'Africa e due terzi dell'Asia, che a breve avranno delle gravi crisi idriche e probabilmente potranno essere anche oggetto di guerre all'interno di questi paesi. Allora, la distribuzione dell'acqua rappresenta ovviamente un problema significativo, un problema che noi non viviamo direttamente, ma non lo viviamo direttamente per quello che vi ho detto prima, cioè viviamo in una regione, in una provincia, dove non esiste il problema della risorsa idrica, però esiste il problema di come utilizzarla, cioè un utilizzo consapevole, e credo che gli operatori che hanno a che fare con le comunità a vario titolo, sotto forma di amministratori piuttosto che di enti di associazioni, abbiano il compito in questo caso di intervenire per creare una cultura e un'educazione dell'utilizzo dell'acqua consapevole, che non significa soltanto utilizzarla con parsimonia, ma significa anche tener conto di quanto sia preziosa la sua purezza. Ha parlato anche la dottoressa Barzati di quanto può un territorio antropizzato rendere l'acqua anche non potabile, insomma inquinata e quindi non potabile. Allora l'importanza è di mantenere salve a tutte le risorse idriche che si trovano sul territorio. L'acqua è stato anche oggetto, non vorrei dilungarmi troppo, ma ci tenevo a partire da questa introduzione, è stato oggetto anche di scontri e battaglie a livello ideologico ed economico per quanto riguarda le grandi multinazionali che si stanno regionando in molte aree del territorio anche europeo, ad esempio la Francia, ma anche
altri stati la gestione privata dell'acqua. Ebbene, anche nel nostro paese noi abbiamo avuto un dibattito importante prima dell'invio del referendum per decidere, scegliere che l'acqua è un bene pubblico, è un bene comune, no? Ma comune inteso proprio come condivisione. Allora, partendo proprio da quel periodo, cioè dal 2011, da quando si è rinnovata anche la normativa, perché ci fosse precedentemente una norma importante che ha istituito gli ACO, cioè la legge Galli, ma partendo da quel periodo, la legge 214 ha attribuito ad un organismo che è l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, la competenza rispetto alle funzioni di regolazione e controllo dei servizi, anche dei servizi idrici. Una competenza che ha nella definizione anche del computo del metodo tariffario, l'approvazione delle tariffe, e poi torneremo anche sull'importanza che queste hanno e che il loro ruolo giocano anche negli investimenti, nella definizione dei livelli minimi di qualità, quindi dei livelli essenziali che i servizi devono essere erogati ai cittadini, e soprattutto a un richiamo alla situazione di trasparenza e di pubblicità rispetto al servizio che gli utenti devono ricevere. Un altro testo importante a livello nazionale è il testo unico ambientale, che nel 2006 da cui è stato ci sono delle modifiche, delle integrazioni, l'ultima quella introdotta con la legge 133 del 2014, e nella sua terza parte, al titolo secondo, sono definiti quelle che devono essere le organizzazioni e le competenze territoriali dei servizi pubblici che si basano sulle autorità d'ambito. Allora, anche questo è un aspetto importante. Il legislatore, proprio all'interno del testo unico, fa un richiamo ai gestori affinché questi siano il più possibile trasparenti nei confronti dell'utenza e diano un accesso alle informazioni sulla qualità e sulla quantità dell'acqua che viene erogata. Ecco, quindi il legislatore interviene anche proprio nell'ambito della gestione delle attività che riguardano i servizi in Lombardia. Poi, da ultimo, viene recepita la norma nazionale attraverso la legge 26 con le sue modificazioni, ovviamente integrazioni. Bene, e si facendo, e non da ultimo perché è meno importante, ma perché bisogna tenere fede al quadro normativo, anche alle direttive europee. È stata citata prima la direttiva 271, che impone delle norme, delle regole, dei servizi di base che devono essere recepiti ed erogati dai gestori degli stati nazionali. Bene, l'Italia è un po' un fanalino di coda, a fatica sta ricevendo questa normativa, anche per un motivo banalmente economico, dal momento che gli investimenti sono particolarmente onerosi, e quindi a fatica si riescono a recuperare tutte le indicazioni che vengono fornite da questa direttiva. In provincia di Pavia sono già stati citati quelli che sono gli organismi che si occupano di servizio idrico integrato. Beh, prima di tutto l'amministrazione provinciale, che è l'attore principe di questo governo, perché è l'ente di governo del territorio, appunto. E poi l'autorità d'ambito che nelle sue fasi evolutive è ora un'azienda speciale, ha questo status giuridico, è un ufficio che opera per conto della provincia e funge da soggetto regolatore, quindi controlla la convenzione che è stipulata tra la provincia, l'amministrazione provinciale e Pavia Acque in qualità di gestione unico del servizio. Si occupa di dare le autorizzazioni agli scarichi industriali nella pubblica fognatura, verifica la corretta applicazione delle tariffe, ma soprattutto redige il piano d'ambito e il piano economico finanziario, due documenti importanti
rispetto alla programmazione e alla definizione degli interventi che si ritiene debbano essere effettuati. In ultimo attore, diciamo, ma non per importanza, Pavia Acque, poi ci sarà anche l'intervento diretto della persona che parlerà, e il gestore unico d'ambito finalmente è stato individuato come, e quindi abbiamo recuperato questo problema che poteva esserci nella frazionare questi servizi a livello territoriale, quindi a livello provinciale. Bene, questo gestore unico si occuperà di avere anche un ruolo diretta commessa commerciale con gli utenti finali, e pur avvalendosi sempre degli organismi che prima invece territorialmente gestivano questo servizio. Quindi ad esempio ci sarà sempre come interfaccia ASM Mare piuttosto che ASM Pavia, CDL per la Lomellina, così tutti quelli che avevano un loro ruolo. Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, l'atto, in funzione proprio del mandato che ha di far rispettare le indicazioni comunitarie, intende sollecitare come politica anche di questo ufficio, sollecitare tutte le realtà comunali affinché in particolar modo chi ha la titolarità a gestire il tutto, a provvedere a mettere in sicurezza, a mettere a punto tutte le azioni che servono per poter non incorrere nelle infrazioni europee che vengono appunto combinate con delle possibili sanzioni economiche, come lei ricordava, non indifferenti, e che si riflettono poi sull'utenza. Quindi bisogna stare attenti anche a non incorrere in questi guai. Io avevo messo a sistema qualche slide, ma semplicemente per illustrare agli amministratori locali quello che sono gli stati, lo stato dei lavori di alcuni luoghi, proprio per recuperare quello che si tratta appunto di infrazione o di possibile infrazione. Adesso non so se... un attimo di tempo, sono delle semplici schede solo per ritrovarsi. Ecco, questi sono dei lavori che sono già stati commissionati, sono già stati eseguiti quasi complessivamente. Quando parlavo degli interventi onerosi e quindi quanto possono essere costosi i vari interventi di potenziamento, ad esempio adeguamento dell'impianto di depurazione di Brono piuttosto che tutti gli altri, vedete che l'impegno economico è significativo, e quindi bisogna cercare di pianificare in modo oculato quello che viene presentato. Nella seconda parte ci sono delle realtà che sono con lavori in programmazione, e anche questi sono sotto procedura di infrazione nella pagina successiva, esatto. E poi invece l'ultima tabella rappresenta in modo aggiornato quelle che sono le realtà dei comuni più rilevanti della provincia di Pavia, e solo dove ci sono le caselle arancioni o gialle sono necessari degli interventi prioritari. Ecco. Oltre quindi agli investimenti necessari, e non bisogna incorrere, come dicevo prima, nelle infrazioni comunitarie, bisogna coltivare anche una politica che è la politica della manutenzione, la politica di intervenire non in fasi straordinarie, in fretta, con degli appalti veloci, ma pianificare in modo oculato tutti gli interventi, ma soprattutto la manutenzione di tutte le strutture che servono al ciclo idrico in provincia di Pavia. Per il quadriennio 2014-2017 sono previsti
all'interno del piano d'acquisto del Lazio interventi per 100 milioni di euro, di cui 68 per interventi prioritari come fognature, collettamento e depurazione, la restante parte invece servirà a garantire il buon funzionamento degli acquedotti. Ecco, i finanziamenti da mettere in campo, parte di questi derivano da accordi di programma tra il Ministero e il Ministero dell'Ambiente e Regione Lombardia, però non bisogna dimenticare l'importanza della tariffa, la tariffa che viene corrisposta dagli utenti. Ecco, questo è importante che passi anche come messaggio tra i cittadini, il fatto che le tariffe pure eque devono essere eque sicuramente, devono però essere proporzionali alla necessità degli interventi che devono essere prodotti, e quindi rappresentano uno dei principali strumenti per dotarsi di un cospicuo patrimonio finanziario, ma soprattutto di una copertura di costi che anche il gestore deve sostenere. Un altro strumento necessario è sicuramente quello che riguarda la capitalizzazione delle reti attraverso gli investimenti. Questo è importante per rendere Pagliacco o comunque il gestore far sì che abbia un patrimonio comunque solido e che possa con questo accedere più facilmente a un credito, perché non da ultimo i soggetti finanziari e le banche devono comunque partecipare ed essere sicuri di avere un gestore solido alle spalle per poter appunto erogare il credito. Ecco, questo è quanto volevo raccontarvi. Al direttore Ligato che con questi brevi pochi mesi, ma anche al presidente che sta scappando, ringraziarvi per il sostegno avuto in questo lavoro. Grazie. Laura e Antonella, penso che i loro contributi siano stati importanti, quelli precedenti, li ringrazio anche per essere stati sostanzialmente nei tempi, come ho detto all'inizio, gli interventi devono essere tra i 10 e i 15 minuti, poi ci sarà anche qualche tolleranza, ma vorremmo arrivare a un certo punto della serata per poter avere anche domande dal pubblico, interventi, e quindi prego anche gli altri relatori di attenersi grosso modo a questi tempi. Io inviterei al tavolo della Presidenza Pierangelo Fazzini, che è Presidente della Commissione Ambiente della provincia di Pavia e responsabile del controllo analogo, e il Presidente di Pavia Acque, Luigi Maggi, che ha dedicato un bel po' del suo tempo e della sua vita a costruire questo modello gestionale. Grazie. Do la parola a Fazzini. Buonasera a tutti. Può iniziare? Spero attraverso questo breve percorso di poter rappresentare la situazione del Servizio Idrico Integrato in Provincia di Pavia, che in molti altri interventi già è stato affrontato come argomento. Io lo vedrò un po' nel suo insieme integrato dal momento in cui sto seguendo il controllo analogo e come consigliere provinciale mi occupo in particolare del mondo dell'acqua pubblica. Possiamo andare avanti. Dobbiamo partire dal 94, giusto perché è già stato citato. La legge Galli è veramente la svolta per la nostra nazione attraverso una impostazione di nuovi concetti che vanno a mettere sotto controllo la situazione del sistema idrico integrato, che viene definito come costituito da un insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature e depurazioni di acque reflue gestite all'interno di un ATO, e qui nasce un primo concetto importantissimo che poi ritroveremo spesso e non solo nell'acqua,
dal lato come territorio, come confine all'interno del quale si sviluppano le infrastrutture e le reti, in questo caso degli acquedotti e delle fognature. Quindi col termine di ambito territoriale ottimale andiamo appunto a definire dove sono i confini dei nostri interventi. Prego. Arriviamo poi alla legge 152, un'altra legge fondamentale che praticamente ha confermato, non poteva che farlo, le scelte della legge Galli, ma fa un passo in avanti molto significativo, perché si comincia a parlare con precisione di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto. È successo qualcosa? Sì, vado avanti lo stesso, dovrò prendermi gli appunti. Ecco, stavo parlando prima della legge 152 che praticamente inserisce il concetto di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle normative vigenti. Ma andiamo subito a parlare di tariffe, perché poi alla fine è lì che dobbiamo arrivare. La tariffa del servizio idrico integrato è dunque disciplinata, come già stato detto, nei suoi aspetti generali dalla legge 152 ed è fissata dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Secondo il metodo tariffario, i costi che le autorità di ambito devono inserire nel calcolo della tariffa reale media e che quindi devono essere coperti dai ricavi del sistema idrico integrato sono i costi operativi, gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito. Sono questi i punti sui quali ovviamente poi la tariffa si basa. Alcuni dati di carattere generale: gli acquedotti italiani perdono 2,61 miliardi di metri cubi di acqua all'anno, oltre il 30% del totale, con punte del 40-50% in alcune zone del paese. Tutto ciò costa ai cittadini italiani oltre 2,5 miliardi di euro l'anno, quindi guardiamo un po' qual è la perdita a causa dell'obsolescenza dei nostri impianti. L'adeguamento delle infrastrutture dunque necessita di ingenti investimenti che arrivano anche a 60 e oltre miliardi di euro, la metà per gli acquedotti, la metà per le fognature, che le finanze pubbliche ovviamente non possono garantire, ma evidentemente si passa attraverso la tariffa e quindi ciò che i cittadini, ahimè, devono pagare per il loro servizio. Naturalmente questo non continua a funzionare. Va bene, quindi allora l'acqua è e resta un bene pubblico, poi siamo passati attraverso il referendum e quant'altro. Questo concetto viene ribadito dal decreto Ronchi del 2009 che parla di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, così come pubbliche resteranno le reti e le infrastrutture, operiamo in questo contesto. Ma veniamo un po' alla provincia di Pavia, che cosa succede, cosa è successo in provincia di Pavia sulla base delle leggi e delle normative vigenti. La provincia di Pavia, l'amministrazione, al 23/12/2013 decide di passare all'affidamento in house del sistema idrico integrato della provincia di Pavia. Una scelta difficile, direi coraggiosa, che comincia a dare i suoi frutti e che poi questa sera abbiamo sentito, sentiremo ancora dove ci sta portando. Immaginatevi dunque una specie di triangolo dove ai vertici di questo triangolo abbiamo la provincia come responsabile d'ambito e alla base l'ufficio d'ambito, l'azienda speciale, la trasformazione del vecchio ATO
che diventa ente strumentale della provincia, e poi Pavia Acque come società consortile a responsabilità limitata, gestore unico appunto del sistema. L'ufficio d'ambito, dicevamo, un ente strumentale della provincia che predispone il piano d'ambito ed intrattiene i rapporti con l'autorità e la regione stessa, quindi un'intermediazione che ha compiti specifici di programmazione, di pianificazione e di rendere un quadro completo della situazione del sistema idrico integrato in provincia di Pavia. E poi Pavia Acque, l'altro grande pilastro del sistema, quale gestore, che predispone ovviamente un piano industriale, i relativi piani pluriennali di investimenti, e quindi esegue poi gli interventi attraverso gare di appalto e quant'altro, ed ovviamente gestisce le reti, gli acquedotti, e poi vediamo come gestisce queste reti e questi acquedotti. E introduciamo il concetto delle società consortile che è partecipata dalla provincia e dalle società operative territoriali, tra cui ASM Pavia, SM Vigevano, SM Voghera, CBL, ACOP, Broni Stradella, SMare Mortara e Capolding, che opera anche in provincia di Pavia. Ecco, queste società territoriali compongono la SCARL attraverso una partecipazione. Il capitale sociale della SCARL è di 15 milioni e questi 15 milioni sono suddivisi, come vedete dalle percentuali, la fanno da padrone, tra virgolette, le tre SM delle società più importanti, più grandi, e poi gli altri si dividono tra l'8 e il 10% della partecipazione. La provincia ha una partecipazione simbolica, veramente solo simbolica, ma ovviamente c'è anche la provincia tra i soci della SCAR. Può continuare, per favore? Dunque, le società operative territoriali hanno il compito di presidiare operativamente il territorio di riferimento. Prima erano società isolate, adesso sono in un contesto di una società e come tale si assoggettano poi ai regolamenti e alle convenzioni che legano tutte queste entità. Su di un totale, però, va detto, di 189 comuni, è già stato citato questo fatto, in provincia di Pavia anche noi abbiamo i nostri problemi, 49 sono tuttora con segmenti, con i segmenti si intende la fognatura, l'acquedotto, oppure fognatura e acquedotto, gestiti ancora in economia e stanno per essere accorpati nella SCAR. Pavia Acque è molto impegnato su questo fronte attraverso un piano di subentro che noi ci auguriamo possa vedere la sua conclusione al termine dell'anno in corso. Sempre nell'anno in corso è previsto che, come diceva il Presidente Busone, l'appena nata Pavia Acque riesca a consolidarsi, cosa che sicuramente farà nel corso del 2015. Il 2014 è passato attraverso tanti problemi che non hanno consentito di raggiungere obiettivi significativi da subito, ma certamente il 2015 porterà a compimento tutto ciò che la convenzione che lega la provincia con Pavia Acque prevede, competenze e quant'altro. Andiamo pure avanti. La SCAR dunque si è data da subito uno statuto, un regolamento consortile, sottoscrivendo con le diverse SOT specifici contratti di servizio, quindi a scalare per tenere legata questa realtà societaria ci sono degli accordi, ci sono dei regolamenti, ci sono dei contratti di servizio. Il comitato di controllo analogo, voluto fortemente dalla legge quando si è in house providing, è preposto a verificare che le SCAR operi coerentemente secondo gli indirizzi della provincia e i principi del modello in house. Quindi questo comitato è un po' la cinghia di trasmissione anche con i comuni e con la provincia stessa, e ovviamente all'interno della società ha compiti di indirizzo attraverso ciò che arriva poi dalle linee guida della provincia. La conferenza dei comuni è un'altra entità molto importante che opera
in questo sistema e ha dei momenti vincolanti di pareri sul piano d'ambito e sulle tariffe stesse, quindi su due passaggi fondamentali i sindaci arrivano e danno ovviamente il loro parere vincolante. Dall'aggregazione delle attività su tutto il territorio, quindi immaginate tutte queste società che si stanno mettendo insieme, e dalla centralizzazione dei servizi, perché poi è questo l'obiettivo, è quello di riuscire a fare efficientamento dei costi operativi con ricadute positive sulla tariffa, destinata comunque, ahimè, a salire, non nascondiamocelo, perché il livello degli investimenti è molto alto, lo vedremo poi più avanti, e quindi richiede un forte componente legata ai costi di indebitamento che inevitabilmente, come qualcuno ha detto, è uno dei grossi problemi della società. Ogni socio apre dunque alla collaborazione e dà la piena integrazione dentro il sistema idrico integrato, solo così la scala si consolida e risponde alle aspettative. Ecco, un lavoro quotidiano, continuo, che Pavia Acque sviluppa e svolge, attraverso poi anche il contributo che viene dall'ufficio d'ambito, e tutti insieme facciamo crescere questa realtà del sistema idrico integrato della provincia di Pavia. Ho due o tre dati da dare velocemente, se andiamo ancora avanti. Ecco, parlavamo prima di investimenti, queste sono slide che vengono dall'ufficio d'ambito, sono stati utilizzati nella conferenza dei comuni quando abbiamo approvato le tariffe. Da qui vedete i livelli di investimento già rivisti un momentino anche al ribasso sulla base dei momenti difficili che stiamo vivendo, ma sono pur sempre cifre consistenti proiettate nel quadriennio, ma poi ovviamente andando avanti, una volta fatta la cura sugli impianti, si presume che gli investimenti possono diciamo calmierarsi e quindi avere anche benefici positivi sulle tariffe. Prego. Ecco, questo qua è un esempio significativo di come sta tendendo la bolletta del consumo d'acqua presso una famiglia standard di tre componenti. Se fate i conti, siamo a meno di un euro al giorno per avere dell'acqua che, come diceva qualcuno, è quasi sempre in ottime condizioni, io direi sempre comunque, va bene. Quindi c'è una tendenza ovviamente ad accrescere, l'abbiamo detto, bisogna stare attenti di efficientare per evitare che salga troppo questo livello di tariffa. Prego. E qui sono delle curve per far vedere come da chi già era a livelli alti di tariffa e chi invece a livelli bassi, se non bassissimi, attraverso la linea di tendenza arriviamo poi a capire come nel corso del 2021 tutti i comuni avranno un valore unico di tariffa dell'acqua, cosa che adesso ancora non è, e quindi ci sarà pur sempre chi costa meno gestire il proprio impianto e chi costerà di più. La media porta ad un risultato che parifica tutta lato con gli stessi valori di tariffa. Velocemente, questa è l'ultima slide, giusto per far vedere che come poi si sviluppano e si diramano i costi operativi, i costi di investimento, e la restituzione dei mutui ai comuni, i sindaci ne sanno qualcosa, insomma alla fine arriviamo a un totale di ricavi di 73 milioni e di 77 nel 2015, che sono due numeri che devono essere coperti dai ricavi delle tariffe inevitabilmente. Quindi quei due numeri sono importanti, sono da curare molto attentamente e da fare in modo che non salgano più di tanto per evitare eccessivi aumenti di tariffe. Grazie. Grazie Tarsini, do immediatamente la parola a Luigino Maggi, presidente della Riate. Sì, io dirò subito che non ho le slide perché sono strumenti moderni, non fanno parte della mia civiltà, che vengo da molto lontano. Poco che posso dire, ve lo dico con la mia testa e quello che nella mia testa c'è ancora dentro, diciamo, perché al di là di questa prima battuta io voglio fare un'altra.
andrò a comprare qualche cosa in farmacia per crescere velocemente e per distribuire il tutto poi a per farli crescere, perché tra il bimbo in embrione e la volontà di tutti, compreso il mio amico Fazzini, di farci crescere, Fazzini addirittura ha messo 3-4, dice sicuramente sarà cresciuto dentro la fine del 2015. Naturalmente parlando di crescita, parlando di rispondere a tutti i problemi e a corrispondere a tutti i problemi. Io mi auguro che la crescita sia terminata nel 2015, cioè che si riesca entro il 2015 a dare risposta a una serie di problematiche che sono imponenti. Perché al di là delle cose che si possono dire, io ho studiato un po' di filosofia e le cose che i filosofi dicevano una cosa, il contrario, e tutti avevano ragione, un po' come gli economisti. Ma al di là di questo, credo che i problemi in materia di acqua, superata la fase del discorso ideologico, e per fortuna è stato superato, e positivamente è stato superato per quello che ci riguarda, credo che si debba andare sul terreno concreto. E il terreno concreto è abbastanza pieno di crepe. È vero che stasera abbiamo sentito che rispetto alla regione Lombardia noi non siamo nemmeno malmessi. Vuol dire che secondo me anche dall'altra parte è una tragedia. Per fortuna che siamo la miglior regione d'Italia, per fortuna. Non immagino altre regioni. Però noi abbiamo un problema legato al territorio, è un territorio particolarmente accidentato, difficile da gestire, ed è difficile da gestire anche per esempio per gli acquedotti. Che è dove ci sono le frane, saltano per aria gli acquedotti. Difficile da gestire perché se è vero che l'acqua dalle nostre parti, come qualche duno ha detto, è un'ottima acqua, io vi voglio citare un dato che sui 48 milioni, 50 milioni di metri cubi d'acqua che girano nelle nostre condotte e che sono utilizzate dai cittadini all'anno, circa 45-46 milioni devono essere contabilizzati, e cioè devono essere lavorati. Il che vuol dire che questo lavoro, questo sistema di potabilizzazione ha notevoli costi. La città di Voghera, non so se c'è qualche dono di Voghera, ma la città di Voghera ha una fortuna che non ha bisogno di potabilizzazione. Voghera è il paradiso dell'acqua, non è il paradiso per molte altre cose, ma è il paradiso per l'acqua. Ora, questo processo ha dei costi notevoli. Poi ci sono delle zone dove è inaccessibile andare a pescare l'acqua. Sembrerebbe un assunto, ma le zone collinose, alte e di media montagna non è possibile andare a pescare l'acqua perché avrebbe dei costi paurosi a trovarla e a trasformarla, a potabilizzarla, eccetera. E allora succede che da Genzone, paesino di 300 anime del Pavese, bisogna spingere l'acqua fino a 700-800 metri, 900 metri. E il costo dell'energia elettrica che l'Enel ci propina, è un costo veramente notevole. Sono milioni che si spendono per l'energia elettrica. Se poi non paghi la bolletta succede come stasera, che è buttata la luce, no? Succedono queste cose qui, insomma. No, scherzavo, insomma, è successo un blackout di altro tipo, insomma.
Noi stasera abbiamo sentito molte cose che riguardano che cosa dovrebbe fare Pagliacqua. Noi abbiamo una storia abbastanza vecchia perché abbiamo cominciato a parlare, è un bambino che non è cresciuto pochissimo, perché abbiamo cominciato a parlare dal 2005-2006, le prime avvisaglie di acqua sul territorio della provincia di Pavia. Con un po' di decisione nel 2009-2010, decisione nel senso che c'era chi remava contro parlando d'acqua. Remava contro perché da parte di molti si spingeva, dalla provincia di Pavia e soprattutto dalla regione Lombardia, si spingeva perché l'acqua fosse privatizzata, sostanzialmente, io dico le cose come stanno, lo si presenta anche allora. È arrivata fortunatamente attraverso il referendum e attraverso, devo dire, anche un miglioramento delle coscienze civiche, nel senso che hanno fatto la voce più forte, miglioramento in questo senso, e l'aumento della volontà civica, e dove le coscienze si sono rese conto che l'acqua è un patrimonio irrinunciabile dal punto di vista del controllo. Ecco, non possiamo lasciare andare in mano ai privati che ne possono fare delle speculazioni. Termine lecito, lecito, però noi non possiamo permetterci che certi beni di fondo non possano essere oggetto di speculazioni di carattere economico. E l'acqua diventa, allora è cresciuta la voglia, soprattutto con il presidente Bosone e la provincia, devo dire tra l'altro tutte le forze politiche della provincia hanno ritenuto di appoggiare, e questo è il dato di crescita della politica, di appoggiare l'iniziativa del presidente Bosone. È cresciuta quindi questa ragionevolezza complessiva attorno all'acqua pubblica, ed è venuto fuori la volontà politica espressa da tutti per l'affidamento, lo studio, l'affidamento del servizio in mano pubblica. E l'ENSOAT, cioè le società ex municipalizzate del territorio provinciale, hanno compreso, forse loro con fatica, ma hanno compreso che una simile occasione non bisogna lasciarla perdere. E siamo arrivati quindi all'affidamento del servizio. L'affidamento del servizio, con tutti i controlli doverosi che ci devono essere, eccetera. Però qui ci si scontra con una triste realtà. Noi abbiamo a suo tempo approvato tutti insieme una programmazione degli investimenti, direi con un certo ottimismo, un certo ottimismo. Un piano d'ambito fatto un po' faraonico. E anche un piano industriale, purtroppo erano passaggi doverosi al fine di consentire all'autority di fissare le tariffe. Molti di noi erano consapevoli che comunque bisognava subito rivedere la materia, perché nel frattempo sono venute meno le condizioni economiche del paese, le condizioni economiche in senso negativo, sono venute meno da una situazione economica prima abbastanza positiva a una situazione economica che dire negativa è l'eufemismo. Ora c'è il problema di trovare i finanziamenti. La regione Lombardia, noi abbiamo avuto una triste esperienza nel passato con la regione Lombardia dal punto di vista dei finanziamenti. Per altre cose devo dire che noi, provincia di Pavia, che si è dato da fare,
è riuscito attraverso la regione e attraverso la regione dallo Stato a finanziare importantissime opere in provincia di Pavia. Alcuni depuratori della provincia di Pavia che sono costati milioni e milioni, allora con milioni e milioni da quando c'è l'euro, si sono finanziati attraverso la compartecipazione e la collaborazione tra la regione Lombardia e lo Stato. Dove ha fallito la regione? Dove la regione, virgolette, ha minato il cap per l'aria, chiuse le virgolette, non è mancanza di rispetto alla regione. È sul problema dei finanziamenti con Finlombarda, che è stato, per quanto ci riguarda, il problema del ciclo integrato complesso dell'acqua, è stato un flop tremendo. C'è stata una campagna in provincia di Pavia, una campagna per cercare di convincere le forze politiche, le forze istituzionali, eccetera, che c'erano sicuramente i finanziamenti, e in verità i finanziamenti non sono arrivati, e ci sono autorevoli consiglieri regionali che conoscono le vicende e sanno meglio di me, sono testimoni meglio di me, che fino a parte è stato, diciamo, una pagina negativa, ecco, per quanto concerne l'obiettivo di finanziare il sistema idrico. Mi fermo lì, perché per il resto non lo so, se ha finanziato altre cose non lo so. Ora, con la situazione economica che c'è, non so la regione cosa possa ancora dare. So per certo che lo Stato non darà più niente, perché non può, ha già detto chiaramente, il sistema dovete arrangiarvi da soli sostanzialmente, col sistema delle tariffe, con altre cose, andremo a chiedere aiuto a chi ci sta sopra, insomma. Ma in verità noi abbiamo cercato di fare dei piani di investimento abbastanza accurati, ancorati e non viaggiando per le nuvole, e in verità devono subire dei ridimensionamenti, perché non ci sono. Nei primi anni si andava dalle banche, sto parlando del 2010, 2011, 2012, si andava dalle banche e a livello locale si riusciva con i direttori delle filiali eccetera a imbastire degli affidamenti, a imbastire anche dei mutui, non di lunga durata, ma di mutui cosiddetto a breve, a 5, a 7 anni, a 10 anni anche. Adesso non sono più niente, perché si deve imbastire la pratica, la banda superiore, poi là controllo il rating, controllo una cosa, controllo l'altra, e poi ti dicono il piano industriale non va bene, l'altra cosa non va bene, non avete garanzie sufficienti, quindi non vediamo niente. Io mi ricordo 4-5 anni fa di essere andato in due banche, in una cosa particolare, all'inizio ho preso l'attività di Pavia Arberi, a essere non da un direttore generale, ma da un direttore di banca, quindi come cosa di Pavia, con una banca cooperativa, peraltro, non una grande banca cooperativa, la quale io con i miei collaboratori abbiamo chiesto, ma noi dobbiamo aprire lo sportello, cioè, dobbiamo muoverci, dobbiamo avere per noi i soldi di mandare via le lettere o di fare qualche cosa. In un paio d'ore ha detto, ok, io vi do 1 milione, eravamo nel periodo già dell'euro, quindi no, cose non buone. E siamo andati avanti ad avere qualche cosa, abbiamo fatto un po' di investimenti, abbiamo fatto.
Oggi non c'è più spazio. E allora, ecco perché ho parlato prima dei consiglieri regionali, dal Presidente della Commissione, per dire perché a livello regionale il nostro partito, invece di inseguire il sogno di quei 5-6 consiglieri regionali che vogliono fare un atto regionale unico, se allora abolite tutti gli altri, tutti fanno un regionale unico, non serve niente un regionale unico, non serve. Per farci correre a Milano o piantare per Cagliara, cosa serve? O mandare delle email, poi ricevere le risposte e poi avanti ancora e non risolvere. Non facciamo da voi, lo dico con un po' di ironia, perché mi pare di aver colto anche all'interno del PD qualche debolezza attorno al lato unico. Vorrei che ci sono debolezze che venga poi tolta dal tavolo. Ma invece di fare di proporre una cosa del genere, perché non proponiamo alla regione Lombardia di affrontare completamente il problema dei finanziamenti, trovando qualche scopo, perché dicono una scomodaggio, i bond o discutendo con a livello comunitario finanziamenti, non dico per la provincia, ma per tutte le province, in materia di ciclo di identità. L'Europa è stata così sollecita nel suo avanzo e avrà tutte le regioni del mondo per qualità. Bastava quei parametri, avere un po' di più di compassione su quei parametri, io vorrei vedere dalle altre parti d'Europa se quei parametri sono rispettati in quella maniera. Ma pur accettando l'Europa l'abitudine di fare le cose rigide eccetera e poi affoga i troppi, affoga i popoli, ma accettiamo pure quei parametri, ma l'Europa dovrebbe essere in grado, visto che Draghi sta muovendosi per salvare salvabile, perché con la rigidità tedesca rischiamo di morire tutti e lui sta cercando di salvare il salvabile, di trovare un sistema per finanziare tutte queste opere che riguardano il cittadino, non grandi opere, riguardano il cittadino, la vita, il valore della vita del cittadino, perché quando noi togliamo dei ruscelli che sono stati a cielo aperto, che sono stati, cioè ruscelli che sono stati fuori a cielo aperto, noi contribuiamo a salvaguardare la vita di tutti i cittadini e così potremo andare avanti per molte altre cose. E allora perché non cerchiamo di coinvolgere la regione, di obbligare la regione a fare seriamente non dico uno studio, perché lo studio sempre solo per pagare le cure parziali e basta, ma di esprimere una volontà e poi concretamente, quando c'è una volontà favorevole, di trovare gli strumenti col sistema bancario nazionale e internazionale per finanziare, perché noi non riusciamo. Noi abbiamo, vi cito tre numeri, se ne sono più importanti numeri, ne voglio citare solo tre. E per dimostrare la nostra buona volontà, il piano quadriennale degli interventi 2014-2017, per complessivi già ridimensionati, riguarda 99 milioni di euro, stiamo parlando della depurazione. Solamente finalizzato per la risoluzione delle criticità presenti sul territorio. Noi siamo in grado, noi abbiamo già finanziato 20 milioni, ma dobbiamo andare avanti. Poi abbiamo gli acquedotti, non citerò quanti piatti di depurazione, le vasche IVU, eccetera, perché qui i numeri sono già stati fatti.
purtroppo noi invece non abbiamo i numeri ma dobbiamo intervenire. Servizi di acquedotti, per soluzioni di potenziamento, per situazioni con presenza di inquinanti naturali, ferro e manganese, diffuse su quasi tutto il territorio, per situazioni con presenza di inquinanti di origine antropica, pesticidi, diserbanti, nitrati, metalli pesanti, e regolarmente nei depuratori veniamo, sono chiamati, e qui mi rifaccio un po' la buona volontà del Presidente della Provincia di metterci una buona parola, perché altrimenti arrivano, in questo caso arrivano sulle mie spalle, perché essendo una planta legale arrivano tutti a me. E arrivano sanzioni, criticità, e poi arrivano sanzioni, eccetera. Perché poi quando succede una cosa del genere nel più piccolo dei rivali del più lontano paese del territorio provinciale, naturalmente si scopre che c'è un povero Cristo a Pavia, che è il presidente di Pavia Acque, e si arriva a denuncia anche, la denuncia. Prima il rischio di sanzioni, e poi arriva la denuncia. Io ho già ricevuto alcune denunce di carte penali anche per queste cose. Per cose, perché magari mancava la tabella che mi indicava, sto parlando di un paesino della Lomellina, si chiama provinciale, mancava la tabella con l'indicazione che gli stavo per un rigagnolo su terreno privato, che ha a monte una piccola fognatura, che quindi il rigagno dentro questa parte fognatura c'è un verbo. E naturalmente in un paese che dista 70 km, e quindi siamo responsabili. Siamo, perché mi piace parlare al plurale, ma in effetti davanti al giudice è responsabile solo sottoscritto. Ora è chiaro che noi possiamo andare avanti ancora, e il mio amico Fazzini dice che dobbiamo essere quasi a regime entro il 2015. Sì, possiamo essere a regime nel senso di dire facciamo un piano industriale, eccetera. Poi il piano industriale presentiamo le banche. Io mi auguro che le banche ci vengano incontro, non contro, incontro. Noi abbiamo tentato 2 anni fa di fare un'indagine di mercato, una ricerca di con le banche, proponendo una serie di opere urgenti, indifferibili, eccetera, per un 25-30 milioni di euro, una cosa molto importante per la legislatura. Ha risposto una banca sola, e quindi è andato a poco. Devo dire che quella banca ha detto, ma per la mia parte io 7 milioni me li do, perché ho fatto lo staccio e abbiamo speso i 7 milioni. Però. Ora è chiaro che anche qui occorrono, c'è un piano, dovremmo farlo con il piano industriale, prevedere interventi sul segmento acquedotti, è previsto dal 2014 al 2017 18 milioni e mezzo di euro. Quindi noi abbiamo bisogno di 80-100 milioni. E come facciamo? Dove le andiamo a prendere? Proporremo attraverso un advisor, proporremo a un sistema bancario con un piano industriale, proporremo a loro di finanziarci per il quadriennio. Io spero che dia una risposta positiva, ma lo spero con tutto il mio cuore, ma non so se alla fine ci potrà essere una risposta positiva. Sperare nelle banche diventa difficile. Se non c'è un incentivo e una spinta sul sistema bancario. Il sistema bancario può esserci, a mio giudizio, se con la sua autorevolezza la Regione Lombardia può dire faccio sistema per tutta la Regione. Per tutta la regione, comincio a trovare i fondi per finanziare tutte quelle opere che sono a rischio di sanzione, e sono molte, e poi con gradualità andiamo a finanziare anche le altre opere, altrimenti noi scriveremo sempre delle belle cifre, dei belli obiettivi,
faremo dei discorsi, ma poi al dunque non ci arriveremo mai. E ci rimetteremo sempre perché ci sono gli impiegamenti, ci sono mille altre cose negative. Vi ringrazio. Grazie a te, io voglio subito dire che sicuramente terremo conto delle proposte, delle indicazioni per quanto riguarda il nostro lavoro in Regione Lombardia. Concordiamo con la valutazione che è stata data sulla questione di Fin Lombarda, è una battaglia che stiamo portando avanti non solo sulla questione dell'acqua ma più in generale. Convocheremo quanto prima la riunione dei referenti alla quale Luigino partecipa sistematicamente ogni volta per cercare di mettere a punto una proposta politica da fare su questa questione del fare rete, perché credo davvero che sia una cosa fondamentale. Detto questo, io ringrazio anche il consigliere provinciale Angelo Bosatra, do la parola alla dottoressa Gladys Lucchelli dell'associazione Irrigazione Essesia Urbi Lombardia, che ringraziamo particolarmente per aver accolto il nostro invito. Grazie. Buonasera a tutti. Si sente? Sì. Buonasera a tutti. No, sono io che ringrazio voi per l'invito anche a nome di Urbi Lombardia. Abbiamo la possibilità di presentare non soltanto gli aspetti dell'acqua dal punto di vista di gestione, diciamo così, di gestione pubblica, di un certo tipo di gestione, ma anche di una cultura dell'acqua che è utile mantenere, è utile ricordare, perché comunque è la storia. Cerco solo, perché il video ha già, credo, dato l'idea di quello che è il progetto che stiamo portando avanti come Urbi Lombardia, che è stato curato dal direttore di Urbi Lombardia, il dottor Negri, e da me, proprio sulla cultura dell'acqua. E quindi una riflessione su due dati. Primo, veloci, primo perché l'ora è tarda, e poi perché il vostro segretario mi cronometra, quindi dovrò essere veloce. Quindi partiamo col dire che cosa nel video ci ha evidenziato come l'importanza dell'acqua per l'agricoltura e dunque per la vita dell'uomo. E in particolare abbiamo sentito che la regione Lombardia è una regione d'acqua e che il 70% dell'acqua è utilizzata dall'agricoltura, dunque una grande quantità che scorre nel terreno, lo irriga, entra nella falda arricchendola e quindi viene utilizzata anche per altri usi, e poi arriva nel Po per quello che ci riguarda, poi al mare e poi ancora riprende il suo ciclo naturale con l'evaporazione, le nubi, la pioggia, eccetera. Dunque parliamo noi di uso dell'acqua e non di consumo, come spesso molti fanno impropriamente, senza conoscere le realtà, le dinamiche e i processi scientifici. E a proposito di uso dell'acqua, facciamo due considerazioni importanti. La prima è che senza irrigazione avremo certamente un territorio sterile, colpito da eventi di siccità, da zone paludose, e certamente con poche produzioni, con poche coltivazioni. E infatti a questo proposito è stata l'opera secolare, partendo dalle grandi abbazie medievali, a portare via l'acqua in eccesso e a regolarla laddove c'era la necessità, proprio per rendere produttivi e abitabili i terreni. Prova ne è qui nella nostra zona la Lomellina e la conseguente coltivazione del riso. La seconda considerazione è che l'acqua irrigua aumenta di 3-4 volte la produzione agricola. In Lombardia sono irrigati circa 700.000 ettari di territorio, un terzo dell'intera superficie regionale.
E qui dove ci sono le grandi aziende, quelle produttive, efficienti, che pongono la Lombardia al primo posto in Italia per la produzione lorda vendibile, che oggi è di circa 6 miliardi e mezzo di euro, cioè il 14% del totale, e quindi tra le prime, e anche fra le prime in Europa. Ma a questo punto vale anche la pena, ed è utile, confrontare i dati anche sulla situazione mondiale, considerando che nel 2000 la superficie irrigua nel mondo era di 260 milioni di ettari e che la produzione ammontava a 960 milioni di tonnellate. Da dati statistici si dice che nel 2030 la superficie sarà di ben 340 milioni di ettari, quindi con un incremento di oltre il 30% e la produzione di oltre 1.750 milioni, per cui con un incremento di oltre l'80%. Questi sono dati importanti che se si considera la necessità di cibo mondiale. Ma senza irrigazione certo avremmo un territorio diverso, sarebbe molto diversa l'agricoltura, sarebbe poco produttiva, quindi con meno reddito, con meno occupazione e si importerebbero molti più prodotti alimentari a scapito ovviamente della bilancia alimentare, anche se oggi ovviamente bisogna fare i conti con una serie di regole del mercato comunitario e del mercato mondiale, ma questo ovviamente è un altro discorso che va riportato a parte. Abbiamo poi visto che l'acqua è regolata attraverso un complesso sistema di opere che in Lombardia assicura la salvaguardia idraulica di oltre 1.200.000 ettari, più della metà dell'intera superficie regionale, dove vivono oltre 7 milioni di abitanti distribuiti in quasi 900 comuni. A svolgere questa attività sono i consorzi di bonifica e per il territorio pavese, il Lomellina, appunto l'associazione Irrigazione Sesia, e in Lombardia gestiscono quindi questa attività, sono 12 in tutta la pianura lombarda, sono enti che appartengono al sistema regionale, che si autogovernano e si autofinanziano con i contributi dei propri associati per le attività di ordinaria manutenzione del territorio di loro competenza. Inoltre possono anche beneficiare di finanziamenti statali e regionali per le opere di ristrutturazione e riqualificazione di manufatti. A tal proposito ricordiamo che nel periodo 2007-2013 la Regione Lombardia ha stanziato 210 milioni di euro e che con oltre 50 milioni di cofinanziamento da parte dei consorzi di irrigazione si sono potuti realizzare circa 300 progetti finalizzati alla difesa del suolo, al miglioramento dei sistemi irrigui e ad interventi sui manufatti danneggiati dal terremoto. Ma per entrare anche nel tema un po' così di quello che sarà il nostro progetto della cultura dell'acqua, veniamo ad Expo. E visto che siamo nell'anno di Expo, i consorzi di bonifica d'Italia, attraverso le loro associazioni, ritengono doveroso esserci. Infatti ci sarà durante tutti i 6 mesi dell'esposizione, i consorzi quindi saranno presenti con uno stand dove presenteranno le attività e gli interventi che fanno non solo per l'irrigazione e la difesa del suolo, ma anche per l'ambiente, per la ricreazione, nonché per la produzione di energia pulita, dimostrando quindi la multifunzionalità del complesso reticolo idrico che è da loro gestito. E ci sarà anche una giornata dedicata, una giornata speciale che sarà il 23 luglio, dove verranno presentati due progetti. Uno
prettamente irriguo, infatti si chiama IrriFrame, che è un progetto innovativo per l'irrigazione. Ovviamente laddove questo progetto si può applicare, perché ovviamente non per tutti i tipi di irrigazione, che attraverso un consiglio irriguo di tempi, dati dai tempi e dalla quantità di acqua da distribuire, risulta un modello di modernità, di efficienza e sviluppo economico, e crediamo, se così sarà, che riuscirà anche ad evitare i conflitti che spesso ci sono per la risorsa. L'altro progetto è appunto la civiltà dell'acqua in Lombardia, che avete visto attraverso il video, e che è un progetto appunto redatto da Urbin, in collaborazione anche con Regione Lombardia, per portare le grandi opere della bonifica e dell'irrigazione nel patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità dell'UNESCO, in quanto si tratta di veri e propri monumenti architettonici e tecnici in cui la Lombardia ha certamente un primato riconosciuto da tutta Europa. Il progetto, tra l'altro, consta anche di materiali divulgativi e di una mostra itinerante di fotografia realizzata dai maggiori autori italiani, che ha già avuto luogo a Mantova e a Brescia e che probabilmente che prossimamente verrà portata a Cremona, a Milano, e probabilmente in altri luoghi della Lombardia, probabilmente anche a Vigevano, a Voghera, adesso stiamo realizzando. Pertanto, con la sua articolazione e modalità di attuazione e di elaborazione, il progetto si inserisce pienamente nelle finalità di Expo. D'altra parte, se il riconoscimento del ruolo strategico dell'acqua e dell'irrigazione finalizzato a una maggiore produzione da una parte e anche a un miglioramento qualitativo dei prodotti alimentari, sicuramente è fondamentale per affrontare concretamente e positivamente l'obiettivo di nutrire il pianeta. Grazie. Ringrazio Gianni Schuccheri per questo collegamento necessario e doveroso anche con le attività di Expo, ma anche per aver proposto, indicato iniziative concrete che si possono sviluppare ulteriormente anche nella nostra provincia, in particolare nel comune di Vigevano di Voghera, io credo anche in altre realtà, mi sembra una cosa davvero interessante da realizzare, e noi siamo disponibili a dare tutto il contributo affinché questo avvenga. Io direi che dopo questa carrellata di interventi, che peraltro sono stati dai tempi tutti molto interessanti, si possa aprire un minimo di discussione, o quantomeno se ci sono domande e proposte, tenendo conto che certamente non ci fermeremo qui a discutere dei problemi dell'acqua, della gestione dell'acqua, di tutti gli aspetti e i risvolti che sono stati citati stasera, non ci fermeremo qui, promuoveremo altre iniziative nei territori. In ogni caso, siamo qui se qualcuno vuole approfittare per qualche domanda. Io intanto ribadisco il ringraziamento a Claudia, che è arrivata un po' in ritardo rispetto all'inizio, ma avevo ringraziato tutte le persone che avevano lavorato per la realizzazione di questa iniziativa. Grazie. Se ci sono domande, interventi, siamo qui a disposizione. Adesso sono rimasto solo. Si ritiene di chiudere qua la serata, questa serata. Io mi permetto di dire ancora un minuto una cosa, naturalmente ringrazio ancora tutti, in modo particolare i relatori, ma tutti presenti, ringrazio le persone che hanno dato la disponibilità a lavorare nell'alto, nel controllo analogo, in variare all'interno dell'amministrazione provinciale su questo importante tema, ma soprattutto tutti gli amministratori. Mi pare che un po' di passi avanti siano stati fatti in questa provincia,
e credo che una delle ragioni, lo voglio dire, Daniele, abbiamo lavorato insieme su questo essenzialmente, e anche perché ai tempi del referendum, anche andando un po' controcorrente, ci siamo schierati pubblicamente, in modo trasparente, come partito, a favore dell'acqua pubblica in questa provincia. Non era così nel resto del paese, neanche nel resto della Lombardia, e abbiamo mantenuto questa barra, naturalmente tenendo conto delle leggi vigenti, ma abbiamo tenuto questa barra in modo coerente, terremo questa barra in modo coerente. Grazie a tutti e buonanotte.